Asolo, a Castelfranco Veneto, da Resana a San Martino di Lupari e poi Loreggio, a Campo San Piero, Campo d'Arsego, Vigo d'Arzere. Un corso d'acqua al Muson dei Sassi realizzato dalla Serenissima Repubblica di Venezia per affrontare e cercare di risolvere un problema antico, impedire che i fiumi che solcavano la pianura veneta sfociassero in laguna, provocando così l'interramento a causa dell'apporto di detriti. Mentre nel Castellano si presentava il problema delle esondazioni, problema purtroppo ancora attuale nella provincia padovana, Loreggio in primis, come vedete nelle immagini della devastante alluvione del 2010. Da quel novembre ad oggi ogni pioggia al cuore dei residenti sale in gola, nonostante Regione, Genio Civile, Unione Veneta Bonifiche stiano mettendo in atto una serie di opere idrauliche volte alla regimentazione delle acque e al rafforzamento degli argini. Abbiamo già messo a disposizione due bacini di laminazione per circa 1 milione di metri cubi, ce ne sta costruendo un altro di circa un altro 1 milione di metri cubi, per cui la sicurezza idraulica dell'asta del Muson, partendo da Castelfranco Veneto, arrivando quasi fino a Padova, è a maggiore sicurezza idraulica, non a totale sicurezza idraulica, con queste opere. Muson odiato ma soprattutto amato, diremmo, perché rappresenta una fondamentale risorsa vitale e turistica. Un filo conduttore per raggiungere mete uniche, paesaggi, scorci, borghi e anche in rapporto con la fede, percorrendo il sentiero ciclopedonale del Cammino di Sant'Antonio, in memoria del viaggio del santo che da Campo San Piero raggiunse Padova, dove morì il 13 giugno del 1231. E tutto questo, i mille volti di un fiume così antico e così prezioso, sono raccolti e raccontati in un documentario che è stato presentato in fiera allo stand della Regione Veneto in occasione della Settimana dell'Ambiente. Un fiume che dimostra quale sia l'obbligo dell'uomo nella gestione dell'acqua a livello superficiale, per garantire che quell'acqua, che è stata sicuramente fondamentale per lo sviluppo del territorio, non diventi una criticità. E quindi è anche un segnale importante di attenzione che dalla storia si può imparare. Questo è il titolo del film, che sarà distribuito sia alle scuole del Veneto come strumento di conoscenza e di approfondimento del territorio, sia agli enti come strumento di promozione turistica.